Benvenuti a tutti, siamo al terzo appuntamento di Progetto Lettura. Con noi Mauro Bertoli, fondatore, chitarrista, cofondatore dei Pooh, di quelli che poi sono diventati i Pooh. E Daniela Tattoli, la padrona di casa, titolare di Copy One. Lei ha vissuto in un'epoca davvero particolare. Lei non ha vissuto da nessuna parte, tu hai vissuto in un'epoca particolare. Tu hai vissuto in un'epoca particolare, un'epoca fatta di cambiamenti. Meravigliosa, che non tornerà mai più, ragazzi. Io ho avuto la grande fortuna di poter realizzare un sogno, il sogno della mia vita, cioè quello di fare con un carissimo amico che purtroppo non c'è più, un gruppo che ha lasciato il segno, ha lasciato un'impronta indelebile nell'ultimo secolo di musica in Italia. E questo gruppo è nato proprio anche grazie a questo momento, perché gli anni 60 sono stati un momento di fermenti enormi, cioè c'era una guerra da buttarsi le spalle, dimenticare, c'era voglia di cambiare, voglia di rinnovare, voglia di creare qualcosa, voglia di andare avanti. E la fantasia dell'italiano ha fatto sì che questo momento sia diventato uno dei più belli degli ultimi secoli, direi. Tanta è stato un momento di enorme crescita dell'animo. Proprio. Lei ha nominato il suo amico, che è stato poi con lei cofondatore. Il mio amico Valerio Negrini. Sì. Io infatti sono io il cofondatore, perché il vero fondatore è lui. Perché nella primavera del 1962 mi vedo capitare a casa, va bene, un personaggio un tantino originale, però molto molto interessante, che non conoscevo, il quale mi dice: so che tu suoni la chitarra e canti, io suono anch'io la batteria e canto anch'io, eccetera, vorrei fare un gruppo, ma non un gruppetto così, un gruppo proprio per sfondare, un gruppo importante. Io lo guardai, dissi: ma cosa da perdere? Niente. Dico: venduto, dai, ci sto. E da lì, ragazzi, abbiamo cominciato a fare un duo, e poi il duo è diventato un trio, e poi il trio un quartetto, e poi un quintetto, cambiando vari elementi che non erano adatti, diciamo, al gruppo che noi, insomma, avevamo in testa di fare, finché sono nati i primi Jaguars, ovviamente anni 60, tutto molto molto inglese, molto molto americano, per cui la banalità di un nome italiano non era molto molto logica, per cui abbiamo messo un nome aggressivo, Jaguars. Addirittura avevamo calzoni neri, camicia bianca, va bene, cravattino nero e un gilet di finta pelle di leopardo. Sì, dico finta perché abbiamo provato anche a chiedere vero, ma ci voleva un... Ho letto come è stato rimediato questo tessuto. Uno di quei mutui incredibili. Sì, il tessuto è stato trovato per caso in un mercatino rionale, in una botteguccia di, insomma, scampoli. Io vidi sto finto pelo, dissi: porca miseria, che bello, e comperai tutta la pezza di stoffa, no? Mia nonna, no, che era poi il sesto Pooh quella, mia nonna, che era sarta da uomo, sarta da donna, sarta da tutto, bambino, tutto quanto, ci fece questi 5 gilet, dei quali noi eravamo super orgogliosi. Peccato, perché non so dove sia finito. Cosa pagherei più per averne uno, ti giuro. Ho ancora una delle camicie dei Pooh di circa 35 kg fa, insomma. Per cui ho provato a mettermela adesso, non ci sto più dentro. Niente da fare, mi tira da tutte le parti la camicia. Voi partivate tutti dagli stessi miti?
Ma gli stessi miti, Beatles, Rolling Stones, Searchers, Moody Blues, Shadows, sì. I primi Shadows sono stati i capostipiti. E poi tutte le notti a letto, sotto le coperte, in modo che non si sentisse, Radio Luxembourg, con una radiolina piccola così, tutte le novità incredibili, meravigliose. E da lì, insomma, ragazzi, è nato con una costanza e tanti di quei rimpalli che solo noi, insomma, ragazzi, lo sappiamo, è nato questo gruppo. Finché il buon Dio si è dato una mano. E allora successe che una casa discografica, non importantissima, però già importante per noi, perché era la prima, insomma, punta esperienza, la prima possibilità, perse il gruppo di Grido, che erano l'Equipe 84, che viene passato poi alla Ricordi, cercò di rimpiazzarli e il rappresentante di questa casa discografica ci sentì per caso, no, in un dancing di Bologna, suggerì il nostro nome verso questo patron di questa casa, il grande Armando Sciascia, il quale si presentò una domenica pomeriggio da noi a Bologna, si sentì fare noi i nostri bussi, perché allora c'era molto molto chiasso, molto molto entusiasmo, però musiche di fino, poca roba, cioè eravamo ancora molto molto grezzi, acerbi, acerbi. Eravate anche giovanissimi, eh? Sì, però vide in noi quella luce giusta, quella... ci ha fatto suonare 3 minuti, ha detto basta. E poi dopo ha detto, dice, ragazzi, da oggi si cambia marcia, si cambia pelle, si cambia abitudini, si studia, si fa questo. Per prima cosa, Jaguars non mi piace. Via Jaguars, tutti quanti pensarono un nome, finché Aliki Pantos, no, che era la segretaria di produzione della Vedette, futura moglie di Sciascia, disse, conosco io un nome giusto? Lo sacchiotto Winnie the Pooh, personaggio di Walt Disney, Pooh è un nome breve, orecchiabile, rapido, che rimane in testa. Voi vi chiamerete i Pooh. Pronti, benissimo. E poi da lì, insomma, è nato tutto. Un nome che ha fatto tanto. Direi di sì. Avete avuto il maggior numero di dischi venduti, 100 milioni di copie. Beh, io non c'ero più, comunque. Comunque, gli altri, una strada che ha tracciato. Gli altri degnissimi successori, sì. Perché vedete, i Pooh sono fatti di praticamente 3 parti, cioè i primi Pooh, che erano 4 bolognesi e un inglese. Eravamo Valerio, io, Mario Garetti, chitarra ritmica, Gilberto Fagioli al basso e Bob Gillot all'organo, no, e cioè all'organo e sono sentiti alle birre. Ecco, lui era mezzo organo e mezzo birre. E poi dopo c'è una seconda formazione, la quale vedo escludere Gilberto Fagioli al basso per l'entrata di Fogli, Riccardo Fogli, e vedo escludere Bob Gillot perché le birre stavano crescendo troppo, con Facchinetti, con Robert Facchinetti, il quale mi ha scritto anzi una bellissima presentazione del, sì, del libro che facciamo vedere, atto, cioè, di nascita 1962-1967, periodo in cui io feci parte dei Pooh, proprio, esatto. Com'è stato questo rinunciare a un gruppo di cui non ha visto la nascita, è stato la nascita? Semplicemente il... l'onestà di capire di voler fare altre cose. Non mi sentivo molto molto portato per le grandi folle, per i grandi palchi, per le luci, per il chiasso, eccetera.
Preferivo di gran lunga l'intimità di uno studio di solo di incisione, ecco, registrazione, dove insomma, poter creare, poter pensare, arrangiare, eccetera. Questo ho fatto fino all'età di 27 anni, poi dopo ho smesso perché c'erano dei bimbi da crescere. È necessario quindi per il successo avere anche questa fame di palco, di visibilità? Ma certo, perché l'ambizione credo che sia sempre uno stimolo molto molto forte per chi insomma fa spettacolo. Soprattutto il darsi in pasto al pubblico è molto molto importante. Lei nel libro ha tirato fuori con immagini e parole tante, tante emozioni. Noi oggi attraverso quelle immagini vogliamo che lei stesso ce le spieghi e ci trasmette qualche emozione. Questa è la prima foto. Allora, questa è una delle prime foto dei Jaguars. Lo spirito era questo, cioè prove praticamente 4 volte a settimana, dalle 8 alle 11 e mezza a mezzanotte. Nelle pause, va bene, pagliacciate, ecco, risate e via. E qui siamo appesi come tanti cappotti, va bene, compreso anche le nostre chitarre, compreso anche uno dei famosi gilet, eccolo lì. Ah, eccolo, sì. Il gilet leopardo. Da notare... Ne è rimasta traccia. Correva l'anno 1964 e quelle sono due chitarre Fender Stratocaster americane che poche possedevano in Italia. E quello è il sacrificio del quinto Pù, mia nonna Giuseppina. Eccoli qua! Questa è la primissima formazione dei Pù. Sì. Gilberto Fagioli al basso, anche perché è il più basso, quindi poteva suonare solo quello. Valerio Negrini, Mario Garetti, ritmico, Mauro Bertoli, 48 kg vestito da sci, e Bob Gillot, il tutto condito da braga stretta, stivaletti alla Beatles, che facevano un male cane. Non vi racconto, alla sera, il gusto toglierseli, una liberazione. Bellissimi, a punta, slanciati. Ma quando era vestito lievi, via! I caratteri tra di voi erano simili, diversi, com'erano? Allora, io senti Valerio sentivamo l'opposto. Per questo siamo sempre andati d'accordissimo. Io ero molto molto riflessivo, piuttosto introverso, lui invece era molto molto espansivo, molto molto irruente. Io ero quello che gli correva dietro, riesco a raccogliere tutti i fogli che lui mollava in giro, capito? Per mettere a posto le cose. E da lì è nata... Questa diversità quindi ha portato il suo frutto. Sì, ha portato... Nel rispetto reciproco sicuramente. Grande, sempre. C'è stata un'amicizia meravigliosa. Ho letto dei passi in cui vi aiutavate l'un l'altro. È stato il mio più grande amico, mi ha fatto da amico, da amico, fratello, da padre anche, guarda, da padre, perché io ero molto molto chiuso, ero forse un po' troppo riverente verso i miei genitori, no? Che mi avevano sempre contrastato, no? E fu lui proprio a dirmi, ascolta caro, svegliati bene un pochettino, mandali bene insomma a spendere. Perché qui noi ragazzi abbiamo sentito intenzioni serie, voglio fare... Infatti Valerio ci ha creduto dal primo momento. Questo, per cui ascolta, vai e corri. E infatti, primo piano della Fender meravigliosa che ho venduto, guarda, e mi mangerei le mani. Sì. Perché ragazzi, una chitarra così, dunque originale americana del 64... Questa era la prima, quella con la dura su cui si sono fatti i calli, quindi... Esatto. Quella lì, dunque, oggi come oggi, è quotata sul mercato circa 30.000 euro. Ammazza! Sì, sì. Scattava queste foto? Le scattava il fratello di Bruno, che purtroppo ragazzi non c'è più. Ecco, io ho minacciato il professor Francesco Costa, che è quello in basso, di mettere ragazzi la foto su internet. Ecco, lui ha detto, per l'amor di Dio, ma lascia stare!
Invece avevate già mille idee di copertine, devo dire. Sì, avevamo. Era anche un indice, forse, che avevate grandi sogni. Un vulcano di idee, guarda, eravamo. Ecco, questa è la famosa nonna dei Pooh. Questa è la nonna. Questa è la nonna materna, la quale mi ha praticamente cresciuto, difeso, protetto, sovvenzionato, lavato e stirato, insomma, me ne ha fatto di tutti i colori. Per scrivere queste 160 pagine di libro ci ho messo 12 giorni, proprio di getto, cioè era una storia già scritta. È uno dei sogni più belli che si possono realizzare. Ed è toccato a me. Non è una fortuna da poco, credetemi. Ho fatto con loro che quei 6 anni che posso dire a pieni polmoni che siano stati gli anni più belli di tutta la mia vita. Non me li dimenticherò mai. Cosa consiglieresti a chi ha un sogno? A chi ha un sogno di crederci e di non pensare che sia una passeggiata. I sogni vanno curati, i sogni vanno amati, vanno rispettati. Bisogna buttarcisi dentro con spirito di sacrificio, con tanto credo, e se hai la fortuna di avere quello che serve al sogno per essere realizzato, cioè anche un po' di doti, perché è chiaro che se io, ragazzi, mi mettessi in testa, ragazzi, di diventare Pavarotti, va bene, no, o la Callas, è molto molto dura. Però se il sogno è proporzionato alle tue possibilità, allora, ragazzi, dipende soltanto da te, dalla tua forza di volontà, dal tuo carattere, dal tuo crederci e dal tuo saperti introdurre in questo sogno e guidarlo come deve essere guidato. Tutto qua. Posso? Prego. Mauro Bertoli, che musica ascolta in macchina mentre legge e magari per addormentarsi? Oggi soltanto soul music. E la musica neomelodica, che non mi riferisco chiaramente a quella pseudo-napoletana, ma la musica che oggi i giovani producono? La musica è la colonna sonora del momento storico che tutti noi viviamo. Il 1960, come ho detto prima, era un momento carico di grande entusiasmo, di voglia di novità, di voglia di creare, eccetera, eccetera, e nacquero i Beatles, i Rolling Stones, e nacquero centinaia di gruppi meravigliosi. Oggi come oggi, in un mondo di decadenza, la musica segue di pari passo. Valerio, che comunque era un amico intimo, se fosse stato un po' più convincente quando lui è andato via, insomma, nel non farlo andare via. È stata una scelta intima mia, personale. Valerio, ragazzi, non c'entra niente se non per il fatto che me ne ha dette 7-4, capito? Non mi ha dato un cazzotto in faccia, non so neanche perché. Però era una scelta mia. Lui si è insomma sentito tradito da me, perché dice: come, caspita, ragazzi, abbiamo sentito iniziato da tutti insieme, eccetera, e poi dopo adesso te ne vai. Non ho capito, ci siamo spiegati comunque dopo, perché io dunque dopo frequentai Valerio ancora fino al 1973 circa, quando lui smise coi Pooh, perché venne cacciato fuori da Lucariello, che era il manager dei Pooh, perché lui era un po' ribelle, poi dopo aveva perso un po' i capelli, era insomma ingrassato per motivi familiari, dispiaceri, eccetera. E allora, ragazzi, Lucariello, invece, che era un perfezionista, cioè, i Pooh, hai capito, tutti bellini, educatini, carini, con le vocine, tutti quanti scopatorini, tutti quanti giusti, eccetera, eccetera. Invece lui era semplicemente, ragazzi, un essere umano, vero, sincero,
le ali. Sì, ne abbiamo parlato delle nottate intere io e lui. E in quell'occasione ho anche avuto modo di spiegargli i veri motivi per cui avevo smesso. E lui dice: guarda, mi sono tanta, dico, lo so, però i motivi erano questi. E dice: in fondo, ragazzi, hai ragione. Dico: vedi, così. Dimmi. Il giovane Bertoli, in quest'epoca in cui ci sono queste trasmissioni televisive che lanciano i giovani, seguirebbe un percorso di questo tipo? Tipo Scuola di Amici? The Voice, per esempio. No, no. Non li trova efficaci? No, per me. Io non seguirei una, insomma, strada del genere. Io sono più on the road. Cioè farmi insomma conoscere, no, dal vivo, ma non tramite i media, eccetera. Ma cosa pensa di questo genere di trasmissioni? Effettivamente aiutano i giovani a introdursi nel sistema musicale? Aiutano soprattutto ad illudere tanti giovani, perché ne fanno dei prodotti momentanei. Infatti voi ditemi, negli ultimi, insomma, 10 anni, va bene, chi ricordate di quei giovani lanciati? Io non ne ricordo nessuno. Dopo questa cosa di decadenza, di musica che cambia, che rispecchia i tempi, mi viene da chiederti anche quella dei Pooh, com'è cambiata? Ma quella dei Pooh è cambiata, la nostra, da una musica che rispecchiava la rabbia e la rabbia contro un mondo che non volevamo più accettare, quello degli anni 40 e 50. Abbiamo proposto altro tipo di musica, più rabbiosa, più rockeggiante, eccetera, eccetera, finché questi Pooh hanno saputo creare, hanno raccolto il testimone nostro, l'hanno ingentilito e l'hanno rivestito con un abito dorato, creando delle cose molto molto belle, con un gran buon gusto, con la regia di Valerio Negrini dietro, che le ha vestite di testi sublimi, perché io non mi stancherò mai di ascoltare il testo di Uomini Soli, che per me è un capolavoro, ragazzi, è un capolavoro. C'è un piccolo aneddoto. Capita un giorno in studio Armando Sciascia, ci dice: l'Equipe 84, che era poi il gruppo che non gliel'aveva messo in tasca, hai capito, andandosene via, l'Equipe 84 ha fatto Auschwitz, un pezzo che tocca le coscienze, un pezzo che e sta vendendo da matti, voi dovete far meglio, dovete tirare fuori un pezzo diverso. Lascia pur dire, Robby, che è sempre stato abbastanza timido, dice: ma io, dice, ho nel cassetto un pezzettino, un'aria, che poi così l'ho scritto e poi dopo, ragazzi, è rimasto lì. Dice: se suonano un po', si mette al pianoforte. Cioè, quello che è diventato poi Brennero 66, no? Valerio dice: scusa, falla un'altra volta. Questo che resta la risuona, si mette seduto, no, a gambe conserte per terra, con un foglio di carta e una birra, ha scritto in 10 minuti il testo di Brennero 66. 10 minuti? 10 minuti. Io questo non me lo dimenticherò mai, perché è geniale, ragazzi. E per quei tempi era super attuale. Infatti adesso abbiamo fatto il Festival delle, insomma, Rose, no, a Lilton di Roma, e il pezzo ha vinto il premio, insomma, per, insomma, la critica. Dunque, premio giornalistico, ed è stato censurato. Difatti, quando appunto l'hanno detto Baudo, no? Signore e signori in radio, no? Signore e signori, adesso abbiamo i Pooh con Le campane del silenzio, perché già Brennero, insomma, 66 era già un qualcosa che storceva il naso. Le campane del silenzio, uova.
iniziano, no? Iniziamo io e Mario, va bene, chitarre, tonkin, 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 e poi dopo... Questo è tutto quello che si è sentito in radio del brano. Wow. E basta, proprio censurato di brutto, hai capito? Per peggio di così non si può. In quegli anni, qual è stata la più grande difficoltà che avete dovuto superare? Mia madre. Pace all'anima sua. Pensavo fosse qualcosa di economico. Era mia madre, la quale l'unica volta che venne a sentirmi, che ero al Piper di Viareggio, no? Che era una sorta di tendone da circo poi alla fine, no? Però Piper di Viareggio, sai, no, allora ragazzi, il nome Piper. L'unica cosa che seppe dirmi, ma la porti la maglia di lana? Perché io l'avrei ammazzata, oh mio. Cioè proprio una che per il suo egoismo, no? Perché lei ha sempre segnato il figlio impiegato di banca, che si alza la mattina alle 7:30, va in banca al sicuro, perché la banca è una cosa sicura, la banca è grande, alle pareti robuste la banca. Ai dipendenti la banca di allora, di Siena. La banca allora, ragazzi, era... La banca allora era un posto sicuro in cui non ti buttavano mai fuori, eri protetto, potevi fare carriera leccando un po' di piedi in qua e in là, chiamiamo così, potevi andare avanti, diventare anche allora la banca. Io dico, guarda, io se vado in banca dopo 2 ore, ragazzi, ammazzo il direttore, perché io se c'è un tipo di vita che non sopporto è quello. Ecco, tu mi vuoi rovinare, tu vuoi rovinarmi la vita, no? Dico, sei tu che vuoi rovinare la mia, perché io voglio fare, ragazzi, il musicista. Anche l'ultimo violino di fila, hai capito, dentro un'orchestra sinfonica, che guadagna 800.000 lire al mese, a me va bene, fammi fare questo, fammi fare il conservatorio. No, i musicisti sono tutti pazzi, tutti suonati, tutti drogati. Dico, tu, io no, dico, mi spiace. Infatti io, l'unico vizio che sono, sento sempre molto il fumo, capito? Quando sei tornato alla vita di tutti i giorni, tua nonna ti ha aiutato anche in quel momento? No. Invece come... La mia famiglia ha reagito senza grandi sorprese, anche perché nel frattempo, ragazzi, era nato 17 anni dopo che nacco io, va bene, un fratellino sul quale hanno riversato tutte le loro nevrosi, grazie a Dio, e quindi se ne sono pelati, hai capito, così. No. E mio padre, che senti ancora al mondo, no, ce l'ho ancora, che ha già 94 anni, dice, guarda, quanto abbiamo sbagliato con te. Avevi tanta ragione, sai, però purtroppo era... Hanno riconosciuto. Ma non sapete mica, ragazzi, una volta, no? questa cosa è bellissima. Ero al Parco Verde a suonare a Bologna, no? Un dancing che, insomma, con noi altri Jaguar, va bene, era sempre pieno stipato, murato. Un sabato sera c'erano 2.000 persone quasi dentro, una ressa bestiale, in luglio, no? Entrano due carabinieri e poi dopo dicono, chi è Mauro Bertoli? Allora uno dice, quello là che suona la chitarra. Questo che arrivano qua dice, Mauro Bertoli? Sì, ci segua. Merda, come? Ma perché? Venga in caserma con noi, è convocato in caserma. Porca vacca, tolgo via la chiesa, tutti. 2.000 persone quasi, figure di te, tutti amici, poi ormai. Mauro, ma che cosa ha fatto? Vado in caserma. Si apre la porta del comandante, vedo il comandante, no? Tutto sudato, con la camicia verde, capito, là, svaccato su questa poltrona. E davanti a lui nella poltrona c'è mio padre. Dico, ma che cosa fate? Dice, ecco, dice, vede comandante,
Glielo dico a lei, io non sono capace di far tagliare i capelli di mio figlio. Dico, ma vai al diavolo! Cosa consiglierebbe ad un ragazzo che oggi volesse intraprendere una carriera musicale? Auguri! Ma sai perché? Perché vedi, cara, quando abbiamo iniziato noi, c'erano sti lambicchi qua, hai capito? In plastica, che non si copiano. Per cui se lo volevi, hai capito, costava 700 lire, che era anche un prezzo abbastanza accettabile, se proprio vogliamo. Per cui il nostro lavoro, hai capito, per la modica cifra di lire 700, va bene, veniva venduto. Oggi come oggi, nel porcaio che esiste, con internet, YouTube e compagnia cantante, nessuno più compra dischi. Allora noi vi salutiamo, vi invitiamo ovviamente all'acquisto del libro con altrettante e ancora tanti aneddoti e storie. Signore, qui di quello che è stato. Vi posso dire soltanto una cosa, è un libro di storia, o di storie, se ce lo vogliamo. È un libro... Non di cronaca. Ci fa sentire parte della storia. Non è romanzato, cioè no. Non c'è niente che possa distogliervi da quello che è lo svolgimento dei fatti. Grazie a tutti per aver partecipato.